Bentornati ad una nuova puntata di A Tu per Tu, David Faltoni, ben ritrovato. Il nostro ospite di oggi è il vice sindaco di Arezzo, Gianfrancesco Gamurrini. Insomma, un politico assolutamente giovane, da un punto di vista ringraziamo della nostra presenza. Che ci ha permesso insomma, nei vari incastri dei suoi impegni, di queste giornate di settembre molto impegnative. Dicevamo, anagraficamente giovane, che però ha, ha diciamo degli impegni molto molto importanti. Allora, come ci si giostra, diciamo, tra questi impegni? Poi parleremo anche di giostra, quella del Saracino. Perché, insomma, come ben sappiamo, fare politica non tutti, cioè a livello di tempo, non tutti se lo possono permettere, perché insomma dobbiamo dedicare tanto tempo, credo, libero, no? A questa attività. E visto le sue deleghe, presumo che lei di tempo libero ne abbia ben poco, sbaglio? Beh, in effetti non è che dedico il tempo libero, dedico tutto il tempo. La fortuna è che dormo poco e quindi mi posso organizzare con il mio lavoro, faccio la libera professione, quindi mi prendo due pomeriggi a settimana per continuare a fare la mia libera professione, ho dei collaboratori e poi lavoro la notte fino a l'una, i sabati, le domeniche, il resto li dedico completamente a questa vita amministrativa, quindi io preferisco dire amministrativa piuttosto che politica, perché la politica oggi è una parola che non viene vista tanto bene, seppur nella sua accezione originale sarebbe un bel termine. Siamo ad oltre un anno dal vostro insediamento. Quando si cambia, quando c'è un cambiamento così importante da un punto di vista politico, forse l'aspettativa dei cittadini magari è anche maggiore, no? Rispetto alla passata amministrazione. Vi sentite, diciamo, un po' sotto esame nella vostra attività amministrativa, forse più di quello che si poteva sentire una giunta in continuità politica? Beh, indubbiamente ci sono grandissime aspettative quando si cambia orientamento politico di una giunta, e quindi siamo sicuramente attenzionati in maniera maggiore rispetto a chi ci ha preceduto. Crediamo di portare avanti gli impegni presi con qualche ritardo, perché ovviamente tra l'inesperienza, il tempo di insediamento che comunque ci deve far prendere conoscenza della macchina amministrativa, riuscire a entrare nelle logiche della pubblica amministrazione, e comunque c'è una burocrazia che in taluni casi demotiva e verrebbe veramente la voglia di mandare tutto a carte 48, perché obiettivamente i tempi ai quali siamo sottoposti per portare avanti interventi anche minimi sono folli, e questo qui è un po' il male non di Arezzo, ma è un po' un male che coinvolge tutti i comuni e tutta la pubblica amministrazione. Insomma, tra i suoi impegni ci sono, ad esempio, c'è quello della manutenzione, che detta così, però immagino le mail, le telefonate, i messaggi, le segnalazioni. Poi questa giunta è molto social, devo dire, rispetto a quella precedente, cioè quindi risponde anche ai suoi cittadini attraverso i social network e riceve anche segnalazioni, se non sbaglio. Beh, io quello che pensavo prima di mettermi a fare politica, quello che penso ora, è che si debba avere un contatto diretto con il cittadino. La disaffezione che c'è nei confronti della politica è dettata anche da questo aspetto qui, ovvero che il politico, l'amministratore, viene visto come un corpo a sé stante, una persona che è un marziano rispetto ai cittadini normali. E invece non è così. Noi siamo tutte persone di questa giunta che lavorano, hanno sempre lavorato, continueranno a lavorare e hanno deciso di dedicare una parentesi della propria vita a servizio dei cittadini. Il servizio nei confronti dei cittadini è questo, è proprio mettersi a disposizione. Ormai non ci sono più filtri, se uno vuole ci raggiunge in qualsiasi modo, poi sta alla persona di turno dare udienza e ascoltare il cittadino che ti scrive o che ti contatta tramite Facebook, tramite WhatsApp, tramite email. I sistemi ormai sono molteplici, quindi diciamo il filtro non c'è più, poi sta all'amministratore di turno dare seguito alle richieste che vengono poste oppure fare finta di niente, come in alcuni casi è capitato anche a me insomma nel passato, di aver scritto ad amministratori e non aver avuto la minima considerazione, non soltanto a livello locale. Quindi
ora si trova dall'altra parte, fa tesoro di questa brutta esperienza. Intanto ringraziamo il Caffè dei Costanti che ci delizia con un suo cocktail. David, una prima tua domanda al sì, vice sindaco. Sempre su questo, prima di passare alla giostra, ecco, io vorrei così, visto che lui è giovane, libero professionista e tanti anni che fa politica, e perché i giovani invece, lo ha detto anche lui, già la parola politica gli si rizza i capelli, non ne vogliono sentir parlare, quando poi effettivamente politica non è solo mettersi il nome di un partito o di un movimento, politica è la vita di tutti i giorni, quindi chiunque fa politica quando si fa una scelta. Però ecco, cosa direbbe ai giovani, alla nostra gioventù, quindi insomma svolge una funzione in cui è il vice del primo cittadino, ecco, per invogliare, braccio destro, come si suol dire. Oltretutto, ma ecco, per invogliare i giovani, io penso agli adolescenti o ai ventenni che magari si appassionino come lui, come ha fatto lui, come insomma abbiamo fatto un po' tutti, e invece che questo distacco così forte che c'è in questo momento. Beh, secondo me sono passioni che nascono in maniera del tutto spontanea. Io per la prima volta ho cominciato a fare politica che avevo 23 anni, per sbaglio mi sono candidato e per sbaglio sono entrato in consiglio comunale contro ogni aspettativa, e da lì è cominciata un po' la vera e propria passione. Cioè ho visto che se uno si impegna, se uno ci mette buona volontà e se uno è credibile nella propria vita privata, molto probabilmente riesce a trovare una credibilità anche successivamente. Poi ho avuto un periodo di disaffezione totale, perché l'esperienza che ho avuto mi ha portato in qualche modo ad allontanarmi, e sono stato fuori dall'ambiente della politica per oltre 10 anni, e poi covavo questo desiderio di fare qualcosa di più, covavo anche il desiderio di andare via da Arezzo, di andare via dall'Italia, proprio per i motivi che ho anzi detto, ovvero un po' la disaffezione nei confronti della modo di amministrare Arezzo, l'Italia, il nostro paese in generale. E questa disaffezione però mi ha fatto avere una reazione, mi ha fatto sostanzialmente, mi ha dato un input, uno stimolo in più. Contattai l'allora ingegnere, soltanto professore Alessandro Ghinelli, e gli prospettai un pochino questa idea di mettere in piedi una lista civica. Lo scopo era solo unicamente quello di dare un contributo, e quello che vogliamo fare è riuscire a lasciare un segno positivo alla città. Nessuno di noi ha aspirazioni ulteriori, quindi l'invito che mi sento di fare nei confronti dei ragazzi è quello di buttarsi nella vita politica, nella vita amministrativa, se hanno voglia, desiderio e pensano di poter dare qualcosa al proprio territorio. Chi fa politica per andare nei posti alti, secondo me, non ha questo tipo di vocazione. La vocazione si ha nei confronti del territorio dove viviamo. È il posto dove riusciamo anche ad incidere meglio, perché riusciamo a essere operativi tutti i giorni, a far vedere la buona volontà stando in mezzo alla gente, rispondendo appunto alle centinaia e centinaia di cittadini che ti scrivono e ti contattano tutti i giorni, e in qualche modo cercando di dare risposte pratiche a quello che ci viene posto. E poi insomma io aggiungo il bene per la cosa pubblica a prescindere, cioè la panchina, se non sbaglio fu uno dei primi suoi interventi da assessore, le panchine del Parco Giotto che erano state danneggiate, Parco Pertini, che erano state danneggiate, erano forse i primi mesi che eravate insediati. Quella proprio è un esempio, io credo, veramente orribile, insomma, della nostra società, al di là del danno materiale che non era sicuramente tra i più importanti, come le scritte in fortezza, ecco, sono tutte cose che fanno male, insomma, al cuore, e fanno capire che i nostri ragazzi, o chi, perché poi diciamo che sono i ragazzi, ma magari è un adulto, ecco, perché non lo possiamo sapere, comunque insomma chiunque sia autore di questi fatti non ha il bene per la cosa pubblica. Ma parliamo di giostra o no? Perché se no gli cambiamo l'argomento in corso e non va assolutamente bene. Parliamo di questo 2016, un anno importante, perché insomma ha visto le 3 edizioni, se non sbaglio non succedeva dal 2000? Esattamente, dal 2000, casualmente era successo 16 anni prima e 32 anni prima, quindi c'è una cadenza regolare di 16 anni con l'edizione straordinaria della terza giostra. Con il senno di poi,
Una scelta giusta, una scelta corretta, una scelta che premierà, e se premierà, quale sarà il premio, tra virgolette, per la città di Arezzo? Beh, allora, innanzitutto sicuramente è una scelta giusta, perché la motivazione reale, quella che ci ha spinto a decidere di fare l'edizione straordinaria, era l'anno giubilare. Abbiamo deciso di onorare questo anno con la massima manifestazione del nostro territorio. Quindi sicuramente è stata una scelta giusta, corretta, che rifaremo, insomma, dovesse ricapitare, non siamo assolutamente pentiti di questo fatto. In secondo luogo è stata l'occasione per promuovere Arezzo, non soltanto la giostra, ma Arezzo nel suo complesso, anche al di fuori dei normali confini. L'opportunità di esporre la lancia ai Musei Vaticani ci ha dato grande visibilità, e anche se non ha avuto un ritorno diretto nei giorni della giostra, sicuramente ci darà un ritorno indiretto negli anni a venire. Insomma, l'investimento non è stato finalizzato alla visione della giostra del 27 agosto, ma era finalizzato a promuovere il nostro territorio nel suo complesso, e la giostra è stato il motivo principale. Anche perché, insomma, intorno a questa terza giostra, come sappiamo, ci sono state tante discussioni, a volte anche polemiche, diciamocelo serenamente, vice sindaco, perché poi alla fine lei è dentro al mondo della giostra anche sotto altre vesti, è proprio il caso di dire così. E quindi, insomma, tutti ci siamo chiesti se appunto era il caso di fare questa terza giostra, di utilizzarla appunto come strumento di promozione del nostro territorio. Forse appunto gli effetti veri e reali li vedremo magari fra qualche anno, quindi oggi possiamo solo giudicare l'aspetto, se vogliamo, anche solo estetico, comunque sia di ritorno immediato, ma insomma non lo possiamo vedere adesso. Negli anni magari, chissà, questa piazza sarà ben più, oggi siamo appunto in piazza San Francesco, ben più gremita di quello che è adesso, anche se è un giorno, mentre stiamo registrando, infrasettimanale, e quindi insomma mettiamoci anche questo ingrediente. Beh, allora, diciamo che l'investimento sul turismo in senso lato, e quindi sulla promozione della città, è un investimento che stiamo facendo ormai da diversi mesi. In particolare l'assessore Comanducci, che è l'assessore al turismo e ai grandi eventi, già dall'anno scorso, quando ha organizzato in fretta e furia la città del Natale, piuttosto che nel periodo estivo, quando abbiamo organizzato insieme la festa multiepoca Back in Time, ci sono stati investimenti non a livello locale, perché dove vogliamo arrivare noi non sono gli aretini ai quali arriviamo senza grossi problemi, sono stati investimenti di promozione a livello nazionale e a livello internazionale, e infatti già nei giorni dei Back in Time è stato visto, e in tutto il mese di agosto, mi sentirei di dire, non c'è stato commerciante che abbiamo interpellato, perché andiamo anche a fare sondaggi personalmente con l'assessore Comanducci, che non ci abbia confermato che il mese di agosto è stato un mese eccezionale dal punto di vista dell'affluenza turistica. Sarà un caso, sarà una concomitanza di fattori, non lo so, però sicuramente l'investimento che è stato fatto in questo breve anno qualcosa ha portato, e sono convinto che porterà ancora. In effetti ci rubano un po' il mestiere, questa voglia di essere così social con le dirette Facebook, con le foto, insomma, ora scherzando ovviamente, ci rubate un po' il mestiere. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, perché poi, insomma, abbiamo il vice sindaco qui a portata di mano, qualche notizia bisogna che ce la anticipi, insomma, magari, non lo so, nella manutenzione, nella sicurezza, perché no, anche nel mondo della giostra del Saracino, magari per il prossimo anno. Ci vediamo dopo la pubblicità. Seconda parte di A tu per tu con il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini. Abbiamo parlato della giostra del Saracino, della sua opportunità di poter, insomma, in questa manifestazione poi trovare anche la promozione per la nostra città. Io ora però vorrei entrare un pochino più nel tema, ad esempio, della manutenzione, che è uno di quelle branchie che, insomma, immagino prenda tantissimo spazio in una amministrazione, sia economico ma sia anche di impegno, perché poi le risorse sono sempre meno, i lavori da fare sono sempre di più, o sbaglio? Sì, assolutamente vero. È anche vero che la manutenzione, quella più visibile, quella che richiedono i cittadini, spesso è anche poco onerosa, è questione di mano d'opera.
e quindi da qui abbiamo deciso già un anno fa di attivare i lavori socialmente utili, impiegando l'anno scorso 12 persone, quest'anno aumentate di altre 8, quindi abbiamo aumentato la squadra degli operai del comune di circa 20 unità. E questo ci consente di portare avanti tutta quelle piccole opere di manutenzione che poi sono quelle più visibili, quindi ora per esempio in questi giorni sono in giro in centro storico per andare a monitorare tutte le cose che non vanno bene, sistemare al minuto quelle che riescono a sistemare, prendere nota di quelle che non vanno e riportarle a casa e vedere di trovare magari nelle settimane successive il modo di completare anche quelle. Poi c'è la manutenzione dei parchi, c'è la manutenzione delle frazioni, ci sono tante cose che chiedono i cittadini e spesso, ripeto, sono molto limitate. Cerchiamo di dare seguito perché sono le cose più semplici ma che spesso fanno anche più arrabbiare se non vengono risolte, e quindi ci siamo concentrati abbastanza su questo tema. Avete aumentato il capitolo di bilancio in questo senso? Allora, nella manutenzione in senso lato sì, se andiamo ad interpretare la manutenzione anche come interventi di rifacimento dei manti stradali, quest'anno abbiamo stornato qualche intervento importante di opera pubblica in favore delle manutenzioni prevalentemente nelle frazioni, c'è un piano di ammodernamento delle strade che è quotato circa 1.200.000 euro e all'80% è spalmato nelle frazioni del nostro territorio, perché l'inverno scorso abbiamo fatto dei sopralluoghi, i cittadini ci hanno chiesto delle cose specifiche, le abbiamo anche valutate, classificate con gli uffici, perché non sono bastati gli incontri ma abbiamo fatto più sopralluoghi all'interno del territorio e abbiamo deciso di dare seguito a una serie di richieste che secondo noi erano prioritarie. Questa sua presenza proprio massiccia, adesso abbiamo parlato della ricognizione che ci ha appena ricordato in centro storico, ha fatto quella nelle scuole, nei parchi, lei però ha proprio questa necessità di essere presente anche mentre credo i suoi, diciamo, gli operai del Comune di Arezzo, insomma i dirigenti comunque dei vari uffici operano. Non era un'abitudine alla quale appunto eravamo abituati rispetto ai precedenti assessori, cioè lei proprio verifica di persona, perché? Perché credo che si debba fare così, nei limiti del possibile, nei limiti del consentito. Mi piacerebbe fare molto di più, ma purtroppo tra impegni personali, le deleghe che sono molteplici, perché non c'è soltanto la manutenzione, le opere pubbliche portano via altrettanto tempo, la giostra porta via, anche se non sembra moltissimo tempo. Credo che si debba fare così, che come detto prima, se uno decide di dedicarsi alla cosa pubblica, lo debba fare veramente non dal piedistallo, ma stando in mezzo alla gente, andando a vedere di persona quelli che sono i problemi reali. Stamani mattina sono montato sul tetto di una scuola per andare a verificare un problema che mi aveva segnalato una mamma, e sono andato alla Leonardo Bruni nello specifico, sono andato insieme a questa mamma e a una maestra a verificare di persona quelli che erano i problemi. Che è salito sul tetto? Sì, ma non è la prima e non sarà l'ultima volta, ma ripeto, perché credo che uno si debba rendere conto anche dei problemi che vengono rappresentati, se sono risolvibili, se sono andati gli uffici o le ditte incaricate a risolverli, se hanno risolti in maniera completa o se hanno tirato via, non capita, ma insomma è opportuno secondo me prendere visione di tutti i problemi che vengono sottoposti nei limiti del possibile, nei limiti del tempo consentito e a disposizione, che purtroppo, ripeto, non è mai abbastanza, ci vorrebbero le giornate di 60 ore, non basterebbero. Insomma, nella città dei botoli ringhiosi, noi siamo dei botoli ringhiosi, dico noi perché insomma mi ci metto anch'io, è normale, no? Che poi tutto non riesca, tutte le ciambelle non riescano con il buco, però insomma già avere qualcuno che, ripeto, o sui social o comunque con gli strumenti un pochino più moderni ti relaziona, ti informa, comunque sia ci mette la faccia, diciamocelo come sta, beh insomma alla fine ti tranquillizza, perché poi si spende denaro pubblico e sappiamo, Davide, no? Le casse pubbliche in quali condizioni sono, quindi sprecare assolutamente no. Sì, ecco, a questo proposito, ultimamente, ora a parte si va a parlare di giostra, ma ecco questo piccolo, anche nel nostro territorio c'è questa grossa presenza di richiedenti asilo, rifugiati politici oppure in attesa di riconoscimento, ma non è possibile immaginare un'utilizzazione di tutti questi giovani che invece di stare a bighellonare al Colle del Pionta o in altri posti, magari poterli, visto che comunque ha le
alla collettività costano, non è possibile immaginare di poterli utilizzare anche proprio nelle piccole manutenzioni o anche in altre attività utili da un punto di vista sociale ma anche ed economico. Dico di ni, è una risposta che non trova compimento purtroppo, perché sarebbe bello e secondo me sarebbe anche opportuno e sarebbe un bel segnale nei confronti dei cittadini che comunque sostengono economicamente anche le spese dei migranti, e quindi sarebbe bello impiegarli anche per lavori sul territorio dove loro vivono. Non sempre è così semplice, perché spesso i migranti arrivano, rimangono magari uno o due mesi e poi vanno via senza dire niente, alcuni rimangono poche settimane, alcuni rimangono più tempo, però in qualche modo vanno formati, devono avere un interprete, devono avere chi li porta, devono fare un minimo di corsi di formazione, e spesso queste spese non vengono ammortizzate. Magari uno impiega un mese per fare una formazione, dopo una settimana il migrante va via, quindi diciamo che non è economicamente vantaggioso e spesso è anche un pochino poco gratificante, diciamo così, investire su una persona che poi se ne va di punto in bianco senza dire niente. Questo capita quotidianamente, sono episodi che all'ordine del giorno, quindi mentre inizialmente avevamo valutato l'opportunità di andare verso questa direzione, poi abbiamo deciso, perlomeno in questa fase di soprassedere, di capire un pochino meglio qual è il flusso e qual è la reale permanenza dei migranti nel nostro territorio. Come lei avrà sentito, il nuovo prefetto, che tra l'altro si è già incontrato con il sindaco Alessandro Chinelli, vorrebbe invece appunto andare in questa direzione. Ora, al di là dell'impiego proprio lavorativo, che tra l'altro credo non, teoricamente non si possa nemmeno fare, si parla comunque di volontariato, comunque sia di qualcosa che non può imporre. Ecco, l'attuale prefetto vorrebbe proprio andare nella direzione di riempire questi spazi vuoti. Lei parlava di spazi vuoti, magari se non nella manutenzione, non lo so in quale altro tipo di utilizzo potrebbero essere. Anche perché, insomma, se non sbaglio, anche il comune di Arezzo, dal punto di vista del numero, è a un limite piuttosto importante. Sì, siamo a dei numeri oltre la sopportazione massima, il nostro territorio non ce la farà veramente più a sostenere questi livelli di afflusso. Piacerebbe anche a me andare verso la direzione delineata dal prefetto, perché è opportuno pensare ad un'integrazione nel senso veramente stretto del termine. Una volta eravamo migranti anche noi, no? Quindi non ce lo scordiamo, e dovremo fare tesoro di quelle che sono state le esperienze dei nostri nonni o dei nostri parenti che nei primi del Novecento sono stati costretti o comunque hanno deciso di emigrare e addirittura sono rimasti clandestini nei territori fino a non troppi anni fa. Lo ricordavamo in questi giorni in una conferenza stampa quando abbiamo parlato dei diari della Pieve. E quindi i migranti che vengono in Italia sostanzialmente non sono altro che come noi non troppi anni fa. Quello che fa rabbia a me perlomeno è vedere che dietro ai migranti c'è uno sfruttamento e probabilmente c'è un sistema malavitoso che forse è quello che dà più fastidio ai cittadini. Il prefetto ha detto che farà proprio una riunione, insomma, anche con le varie associazioni che gestiscono anche per conto della prefettura questo tipo di accoglienza, e insomma sarà sicuramente un controllo in più. Ce la dà una notizia o no? L'anno prossimo quante giostre faremo? Due? Penso ne faremo quattro. Questa è l'apertura del nostro telegiornale, no, ne faremo due, presumo, insomma, però magari una trasferta, un qualcosa che comunque porti ancora di più fuori questa manifestazione, avete qualcosa in pentola o no? Ma no, nello specifico no, non credo che ci saranno grosse variazioni rispetto a quest'anno. Vediamo se sarà replicata la storia della consegna della lancia dalla terrazza in fondo nella zona del pozzo, che è stata un'esperienza tutto sommato positiva. Poi ovviamente quando si prendono le decisioni ci sono sempre le persone che sono a favore, quelle che sono contro, e il mondo aretino è abbastanza polemico, quello della giostra ancora di più, e io sono fra quelli. Insomma, la giostra non andrebbe mai toccata, però obiettivamente la fase della consegna della lancia era diventata una fase caotica e che veniva goduta poco da tutti quanti. Con questa nuova scelta sicuramente tutta la piazza ha apprezzato il momento della consegna, in primis il rettore, che è chiaro che è contento perché è quello che stringe e innalza il trofeo, però insomma, a detta di chi ha assistito dalla piazza, dagli spalti, dalle tribune alla consegna della lancia, è stato un bel momento solenne come volevamo.
Vabbè, dai, allora chissà, se ne faremo davvero quattro. In merito a questo, quindi... in merito a questa scelta del balcone, noi abbiamo fatto anche una trasmissione. Eh sì, vabbè, un po' di ironia ci vuole ogni tanto. E no, le volevo chiedere, da un punto di vista politico, qualcuno ci ha visto qualcosa che cala dall'alto, mentre prima, diciamo, la scelta precedente era la lancia nel popolo che veniva consegnata al popolo. Ecco, lei ci vede un significato di questo tipo oppure no? No, allora, innanzitutto è stata una scelta che potrebbe anche essere rivista, non è definitiva come tutte le cose, quindi è bene non arroccarsi nelle posizioni, non pensare di avere sempre ragione. Abbiamo visto che l'esperienza è stata positiva, volevamo integrarla fin dalla giostra di agosto con qualcosa in più, ovvero con una piattaforma posta sotto alla terrazza in modo da poter calare poi materialmente la lancia in mezzo al popolo che la potesse stringere, però il momento della consegna ufficiale andava in qualche modo gestito in maniera migliore. Vediamo se l'anno prossimo arriveranno contributi dai quartieri, dai rettori, che comunque sono sempre parte attiva e partecipano alle discussioni, quindi è stata una discussione che è andata avanti per anni e anni e anni, io ne sento parlare ormai da un sacco di tempo, qualche tipo di decisione andava presa, sicuramente non sarà la migliore, sarà perfettibile, però abbiamo provato una strada, se non si fa non si falla e se non si prova non si riesce neanche a migliorare. Ci aspettiamo dei contributi e siamo disponibilissimi ad ascoltarli e a farne tesoro. Ultima domanda, davvero a bruciapelo, l'istituzione giostra, nel suo essere istituzione, proseguirà il suo cammino, il comune si riprenderà, diciamo, un controllo un pochino più importante di questa manifestazione o no? C'è questa idea o sto veramente ragionando come un astronauta? Allora, è un'idea in corso di valutazione, ma per tutta una serie di motivi tecnici che non sto qui a specificare perché richiederebbero un'intera trasmissione, non basterebbe. È in valutazione perché i rettori è opportuno che si occupino di giostra, è giusto che mettano bocca in tutti gli aspetti organizzativi e tecnici della giostra. Ci sono alcuni argomenti all'interno dei quali forse sarebbe più opportuno che la strategia la facesse l'amministrazione, la promozione della giostra per esempio, o l'individuazione di posti da dedicare a tour operator in modo da organizzare dei flussi turistici ad hoc nelle settimane che coinvolgono quando è organizzata la manifestazione in città. Ci sono alcuni aspetti che quindi attengono alla mera manifestazione della giostra all'interno della piazza, ci sono altri aspetti organizzativi che invece, secondo il nostro punto di vista, devono far capo all'amministrazione, per esempio anche la gestione dei marchi che viene pagata dall'istituzione ma che non viene gestita in maniera corretta. Sui marchi si potrebbe in qualche modo investire e far crescere di più anche gli introiti, attualmente non sono messi a reddito, spendiamo 13.000 euro per registrare i marchi ma a tutti gli effetti non avvengono ricavi dalla registrazione dei marchi, invece potremmo fare tutta una serie di gadget o dare in gestione i marchi dei quartieri della giostra in modo tale da poterne trarre anche profitto e da poter vendere tutti quegli accessori ai bambini, a chi viene nel nostro territorio, gli farebbe piacere portare qualcosa a casa che non si al semplice foulard. Bene. Io farei un'ultima domanda perché ecco, allora, i quartieri non lo vogliamo più praticamente. No, vabbè, ma ecco, la diatriba tra abitanti e tra i quartieri stessi nel periodo delle giostre, del quartierista, ma non solo, intendi, è sempre molto più lungo, ora non è più una settimana, ecco, come si risolve questa diatriba tra gli abitanti che si lamentano e i quartieri che invece hanno bisogno anche per finanziarsi e che comunque oramai, che ci piacciono, sono diventati un vero e proprio fenomeno di massa, perché le scene e le attività ludiche, culinarie dei quartieri attirano veramente, sono veramente dei fenomeni di massa, no? Cioè, è inutile negarcelo, svolgono un ruolo che forse qualche anno fa erano le feste di partito, ma oggi queste grosse riunioni di una massa, soprattutto di giovani, credo che la troviamo prevalentemente in questo tipo di organizzazione.
Beh, allora, non sono problemi semplici da risolvere, sicuramente ci vuole un po' più di presidio da parte delle forze dell'ordine in determinate serate, soprattutto per gestire il post eventi, perché durante la serata normale, quando c'è musica fino a mezzanotte, va tutto bene. È la fase successiva che crea problemi, quando durante la notte ci sono i ragazzi ubriachi, e questo qui è il vero problema di quelle settimane, il troppo bere, che quindi porta alla degenerazione, non più alla festa. Questo troppo bere fa sì che nella fase successiva alle feste ci siano episodi che danno fastidio giustamente ai residenti e a chi vive nei contorni dei quartieri, e quindi più presenza da parte delle forze dell'ordine e più responsabilizzazione anche dei quartieri, perché tutto sommato è una festa che loro organizzano e dalla quale loro traggono profitto, e credo che in qualche modo debbano anche mettersi a disposizione per riuscire a gestire al meglio insieme a noi, non da soli, anche questo tipo di eventi. A me piaceva più quando 20 o 30 anni fa la giostra veniva, il pre-giostra, la settimana del quartierista veniva vissuta in altro modo, quando si pensava agli scherzi, agli aspetti più goliardici. Oggi sono cambiati i tempi, le feste si fanno in altro modo, forse si è perso anche un po' il senso vero della giostra, dell'aspettare, di stare lì le serate a parlare di quello che è successo in piazza, di quello che succederà, di pensare allo scherzo da fare al quartiere. Si pensa più a andare a far baldori, a cantare o a ballare o a bere, peggio, insomma, nei limiti del consentito va tutto bene. Quando si superano i limiti, secondo me, si perde anche la logica della festa, che dovrebbe essere una festa incentrata sull'aspettativa alla giostra. Bene, la nostra... veramente un richiamo dei giovani, ho toccato con mano, vengono da Firenze, dalle città limitrofe, i giovani a vivere proprio queste serate, sicuramente per l'aspetto culinario, però sì, forse anche un po' per bere, questo è un aspetto che comunque fa parte della nostra società. Sì, assolutamente, appunto, no. il controllo, tra virgolette, comunque sia la gestione dei quartieri è fondamentale. Forse è un suggerimento che mi viene da dare. Forse anche i quartieri si cominciassero a svolgere in parallelo anche delle attività di carattere culturale, quindi spingere un po' questi giovani a un approfondimento. Sì, della giostra, dei suoi meccanismi. Non vedrei male vendere dei libri durante queste manifestazioni. Non vedrei, chissà quanti ne venderebbe. No, io credo che... Penso pochi, bisogna anche... Secondo me provare. Non si ottiene risultato con le forzature, ma con un cambiamento culturale che avviene negli anni. Quindi ci vuole un grande impegno sociale dei quartieri, che comunque, intendiamoci, ora al di là di episodi di qualche persona che non si comporta troppo bene, fanno anche tante attività sociali durante l'anno, sono centri di aggregazione sana, e quindi non fraintendiamo le parole che ho detto prima. Il lavoro che fanno con le scuderie, con i cavalli, cioè sono vere e proprie delle scuole di equitazione, svolgono una funzione importantissima, sì, sia per l'equitazione, ma anche veri e propri centri di aggregazione sociale che rimangono aperti tutto l'anno. Insomma, ormai i quartieri non vivono soltanto durante le anche due settimane della giostra, sì, ormai tutto il mondo della giostra. E quindi secondo me bisogna soltanto cercare di far crescere la cultura del non bere in senso lato, cioè va bene bere, tutti beviamo, tutti abbiamo bevuto e tutti ci divertiamo di più con un sano bicchiere di vino una volta ogni tanto, non va bene l'esagerazione, questo qui è il concetto che deve passare, uno perché fa male alla salute, due perché si potrebbe fare male a qualcun altro quando si prendono le macchine, e tre perché fondamentalmente quando uno va troppo di fuori e comincia a non ragionare più, non so cosa si goda e cosa si ricordi. Secondo me sarebbe meglio avere ben impresse nella mente quelli che sono i ricordi di una serata, piuttosto che svegliarsi all'ospedale. Bene, grazie mille di questa bella chiacchierata, che non sarà assolutamente l'ultima. Lo rinvitiamo qui nel nostro salottino per parlare di tanti altri argomenti. Grazie allora al vice sindaco Gianfrancesco Camurrini. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie per l'ascolto, arrivederci. Buonasera.